arte, artigianato, mestieri, tradizioni, gastronomia, artisti di strada e musica popolare, in scena nella vetrina delle eccellenze territoriali che è la Rocca delle Arti. La mostra a cielo aperto, tra i caratteristici vicoletti del centro storico, quest'anno giunge all'ottava edizione e ritorna il 24, 25 e 26 agosto. La manifestazione è organizzata dalla Proloco con il patrocinio del comune di Rocca Gloriosa. Lo scopo è di creare una festa didattica volta ad incentivare l'artigianato come forma di sviluppo del territorio, dal manufatto alla gastronomia. Memorie di un tempo passato si rinnovano e si fondono con il presente. Artisti e artigiani daranno vita ad un connubio perfetto che ha alla base una sola grande attività umana: l'arte. Ritorna per l'edizione 2017 il Laboratorio delle Arti, un angolo dedicato alla creatività con la cottura della ceramica Raku di Gennaro Ricco e Mauro Donegà. La mostra iconografica e filiconica di Andrea Perilli e, dopo il successo dello scorso anno, anche la compagnia teatrale scenica Frammenti, che regalerà ai presenti qualche ora di divertimento con la lacrimosa storia di Romeo e Giulietta. Ed ancora il laboratorio di ceramica con Domenico Pepe e saggi di pittura su affreschi del Seicento, che si terrà nella cappella di San Giuseppe, curato da Francesco Bortone e Daniela Gazzineo. Immancabili gli appuntamenti con i prodotti del territorio, alla scoperta dei mieli del Cilento a cura di Francesco Antonio Cavalieri e l'associazione Apicoltori Provincia di Salerno, e gli oli di Nicolangelo Marsicani con la partecipazione di Maria Manuela Russo, Rosalba Trama e Pietro Matarazzo. Tra le novità di quest'anno, l'associazione Saremo Alberi Libroteca, che coinvolgerà gli ospiti con le attività Principi e Principesse sulla macchina del tempo e tela d'autore. Tutto questo e tanto altro vi aspetta a Rocca Gloriosa a partire dalle ore 20:30. Per l'occasione prolungheranno gli orari di apertura i due musei archeologici: il Museo Antonella Fiammenghi in via Borgo Sant'Antonio e l'Antiquario in piazza del Popolo. Inoltre, per agevolare gli ospiti, sarà attivo il servizio navetta, che quest'anno avrà due punti partenza. Oltre a quello consueto di Corso Umberto nel piazzale antistante la Cappella di San Cataldo, anche in località Laura, area parcheggio campo sportivo. Il tutto sarà allietato da musica itinerante, canti e balli popolari. Per informazione è possibile contattare il numero 349 220 1533.